Alfredo, parliamo dei problemi della Salernitana. Vediamo anche le pagelle, innanzitutto del nostro Matteo Rocchetti e la Salernitana, perché oggi c'era l'esordio di Ciccio Cozza, che è un gran giocatore, ha fatto grandi cose alla Regina, è sceso di categoria alla Salernitana e ha fatto un gran primo tempo da meritarsi il 6,5. C'è stato l'altro esordio, quello di Montervino, ex centrocampista del Napoli. Insomma, questa è una buona squadra, eh? Questa è una buona squadra, un buon organico. Devo dire sinceramente che anche in questo caso, come Serena a Mantova, non è che mi sia piaciuto molto Brini nella gestione dei cambi. Probabilmente Brini è deluso per alcune situazioni di mercato, però quando sono usciti Cozza, che probabilmente avevano speso tutto, e Montervino, la squadra è sembrata molto improvvisata, sfilacciata nell'ultimo quarto d'ora, anche abbastanza allo sbando, perché il Modena aveva preso campo e sembrava padrone della situazione. Sulla Salernitana, io sono stato molto sintetico prima e cercherò di essere ancora più sintetico adesso. Salerno è una piazza che ti porta 30.000 persone allo stadio, quando le cose vanno bene forse anche 40.000. La prima parte del mercato mi era sembrata molto buona, perché, ripeto, Caputo, lo stesso Cozza, prima che si infortunasse, ha dimostrato oggi quanto possa essere valore aggiunto, Galasso per la difesa, il fatto di avere una panchina lunga con Statella, mi erano sembrate operazioni giuste, anche lo stesso portiere in linea di massima Polito, un portiere rispettabile per la categoria. Da un certo momento in avanti il mercato non mi è più piaciuto, perché tu avevi Fava, l'hai fatta andare via e l'hai preso un mese dopo, due mesi dopo, quasi come se fosse un riempitivo, perché non si è riuscito a centrare, non lo so, Spinesi, che ha deciso di restare alla finestra fino a novembre, e potrei dire Stellone, potrei dire Ventola, potrei dire gli attaccanti, potrei dire Mastro Nunzio, gli attaccanti degni della Salernitana. E quindi hai preso Fava, a quel punto tanto valeva fargli il contratto al 30 giugno, è scaduto, il 1 luglio, il 2 luglio, il 10 luglio, il 21 luglio. Mi è sembrata una scelta tanto per, e non è questo un bel modo, secondo me, di presentarsi o di preparare una stagione che avrebbe dovuto, dopo le sofferenze dell'anno scorso, fermo restando che il cammino è lungo, avrebbe dovuto avere altri requisiti e altre caratteristiche. Dopo il mercato iniziale, il mercato successivo mi è piaciuto poco. Fermo restando che Ciccio Cozza sicuramente è un gran giocatore, no? Per questa categoria è un gran colpo, secondo Maran, d'accordo? Assolutamente sì, ma anche lo stesso Caputo, Galasso, giocatore che, adesso non ne scordo qualcuno, mi dispiace, però... Ripeto, mi spiace perché mi ripeto, però quello che dicevo prima, vedo scorrere le formazioni, sono tutte formazioni attrezzate, che poi una squadra possa avere un giocatore in più, uno in meno, al di là del mercato che hanno fatto, questo non sono io che devo fare queste considerazioni, però anche la Salernitana, nello scorrere la formazione ti rendi conto che è una buona squadra.